Bene. Sonic Project 06, finalmente posso portare questa cosa. Sì, ho giocato giusto un pochino a questo gioco, ma nuova partita. E facciamo Super Sonic, dai, perché no, vai. In caso non lo sappiate, al momento è in sviluppo l'ultima parte di questo progetto, ovvero quella dell'episodio finale, dei boss. Quindi ripercorreremo un po' la storia di questo bellissimo fan project, perché lo adoro assolutamente, fantastico, grandissimo Chaos X. E sì, andremo per ordine, faremo una storia episodio probabilmente. Cominciamo ovviamente con Sonic. I caricamenti sono molto più veloci di 06 originale, anche perché in 06 originale, se non ricordo male, una volta ci ho messo 4 minuti per caricare un singolo livello. È veramente assurdo. In tutto questo io continuo ad apprezzare l'originale per ciò che ha fatto. Infatti in questi episodi parlerò un po' anche di cosa penso del Sonic 06 originale, che non so se porterò mai in realtà. Le modifiche che sono state apportate al level design, che è una delle cose migliori di questo gioco a mio parere, non è quasi stato toccato. Cioè sono al massimo state aggiunte un paio di zone extra, però in gran parte è rimasto quello che è. E questo mostra quanto 06 abbia effettivamente un ottimo level design per Sonic. Ed è un vero peccato, perché ci sono davvero tante cose che gradisco. Peccato che non sono eseguite bene. Che adesso dobbiamo saltare un sacco, e adesso che abbiamo raggiunto l'orca è il momento di Tails. Tra le altre cose che gradisco decisamente di Sonic 06, allora sì, il level design, la colonna sonora, ovviamente non serve neanche che lo dica, è una colonna sonora assurda questo gioco. Poi cos'altro? Come sono gestiti i personaggi? Perché per esempio Silver oppure Shadow sono gestiti in modo fantastico qui dentro. Sono anche abbastanza in disaccordo con alcune persone che dicono che Silver è un po' troppo stupido in questo gioco, perché secondo me lo è, non lo è. In generale sì, queste sono le mie opinioni delle cose che gradisco principalmente in questo gioco. Adesso abbiamo premuto il pulsante, il che significa che Sonic è salvo, perché altrimenti l'orca sarebbe partita e sarebbe andata non si sa dove. E adesso arriva la parte forse più controversa del gioco originale, ovvero le Max Speed Section, ovvero delle sezioni ad alta velocità che dovrebbero un po' riprendere lo spirito di velocità di Sonic, perché per il resto il level design è fatto principalmente di esplorazione. Quindi ci sono queste sezioni che ci riportano a che cosa vuol dire veramente essere veloci quanto Sonic. E nel gioco originale era particolarmente controversa come cosa, perché i controlli facevano assolutamente schifo. Era praticamente impossibile controllare Sonic, e non era possibile controllare la propria direzione mentre si salta. Quindi si bastava fare un singolo passo errato e si finiva nell'iperspazio. Volevo andare nella grotta, perché sono un po' più abituato ad andare nella grotta, ma per una volta rimaniamo di qua. Vai. Facciamo attenzione qua, perché sempre nell'originale, se non prendevate nel punto giusto questa cosa, finivate boh, a Timbuktu. E non conviene finire a Timbuktu in questo momento. Primo livello completato. I gradient non so se li prenderò in questa serie di video. Vedremo. Per il momento completo e basta i livelli, per parlare un po' e mostrarvi per appunto che cosa gradisco di questo progetto e perché ha praticamente salvato Sonic 06. Perché sì, questo progetto ha salvato Sonic 06. Cioè no, che forse è anche un po' scorretto il termine salvare, perché al fine mette ben in chiaro che cosa non andava in 06 base. Quindi sì, salvare forse è un termine un po' inadeguato. Diciamo piuttosto che ha salvato quello che sarebbe dovuto essere Sonic 06, perché questo mostra effettivamente che cosa sarebbe successo se Sonic 06 fosse stato, per dire, Sonic 07. Perché sì, io sono un sostenitore della tesi, perché ci sono due tesi in particolare riguardanti questo gioco, che sono: uno, che i problemi del gioco sono proprio sostanziali, non ha a che fare tanto con la qualità del gameplay, ma proprio in generale non c'è niente che vada bene in questo gioco. E io non sono d'accordo, io penso che ci siano un sacco di cose che invece è veramente un peccato aver perso per colpa di un gameplay non particolarmente gradevole, ecco, diciamo così. Quindi sì, la tesi che io sostengo, che è l'altra,
Sostiene che invece il problema fosse effettivamente quello del... Oh no, dell'esecuzione grafica e di performance in generale, perché Sonic 06 ha avuto uno sviluppo veramente molto difficoltoso per anche motivi interni a Sega. Quindi sì, secondo me è proprio per questi problemi che non abbiamo potuto avere Sonic 06, anzi Sonic 07 bello come questo Project 06. Ed è anche colpa di uno specifico gioco di Sonic sempre uscito intorno a quegli anni, ovvero Sonic e gli Anelli Segreti, perché si parlerò meglio anche dello sviluppo più avanti. Con questo coso, con questo scudo, possiamo distruggere tutto quello che vediamo, quindi si è molto potente. Vorrei prendere questa molla adesso senza cadere possibilmente, grazie, perché è molto più comodo e diretto. 1, 2, 3, non posso fare le cose belle del moveset di Sonic, tipo... non so, la schiacciata o cose così, perché ovviamente ho in braccio Elise. Posso però fare una cosa del genere, ovvero il Light Speed... No, non è il Light Dash, non il Light Speed Dash. Lo conoscete se conoscete Sonic, è questa cosa che vi permette di andare più veloci quando arrivate in prossimità di una serie di ring. Questi episodi potrebbero venire abbastanza lunghi, dipende da quanto... parlo e da quanto posso effettivamente tagliare via da questi video. Ok, adesso siamo su uno snowboard, il che significa che possiamo tenere premuto il tasto di salto, come ci ha appena detto Sonic, per caricare il salto e per rilasciarlo quando arriviamo in prossimità di una rampa per fare appunto il salto. Lo snowboard continua ad essere un pochino strano come funziona, ma fa niente, comunque funziona piuttosto bene e non me ne lamento in generale. So che molti considerano i modelli di Sonic 06, il look dei personaggi in generale, i migliori della serie, ma io in questo caso non sono particolarmente d'accordo, perché non sono un grandissimo fan del look un po' troppo antropomorfo che gli hanno dato in questo titolo. Almeno nel gameplay, perché nelle cutscene non... insomma, quelle vere e proprie... quasi 4K, mamma mia, ci sono certe cose in questo gioco che hanno le grafiche assurde. Probabilmente la maggior parte del budget l'hanno speso solo per quelle 2-3 cutscene all'inizio e alla fine di ogni storia, che hanno veramente un look fantastico. E lì effettivamente il loro modello mi piace un sacco, il loro design... sì, sono d'accordo in quel caso. Nel gameplay non troppo in realtà, perché ripeto, mi sembrano un po' troppo antropomorfi. Un po' il problema che avevo anche con il primo modello del film di Sonic. Ok, è arrivato Tails, che non ho la minima idea del perché fosse già qua. Ma va bene, I guess. E tra poco giocheremo come lui, perché ne avremo bisogno in particolare per una sezione, se non ricordo male. Ma per il momento scendiamo e premiamo il pulsante per andare avanti. Per andare avanti, ok. Facciamo attenzione a questi cosi e ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso Tails, vero? Sì? Ok. Con Tails, come abbiamo visto, possiamo attaccare così, ma possiamo anche lanciare dei ring finti che non verranno tipo mai più menzionati in tutta la storia della serie. Ma non è una cosa nuova su Sonic, quindi fa niente. Bene. Poi ci sarà anche in un'altra storia questa sezione, che è ancora meglio in quella storia. Per una ragione in particolare, penso che chi ha giocato a Sonic 06 o a Project 06 già sappia bene a cosa mi riferisca. A cosa mi riferisco, non serve il congiuntivo lì. Adesso ne abbiamo due da distruggere, più un po' di questi Bednik. Quindi occhio, no. Ok. Va bene. Allora, rompiamo questo. Se ce la facciamo in fretta anche meglio, perfetto. E poi rompiamo questo qui. No, no. Ok, non ci provare mai più finché vivi. Anzi, non ci provate mai più finché vivete. E adesso annientiamo lui. Per questo in realtà non serve distruggerli per andare avanti, perché c'è lì il pulsante. Però preferisco, perché sennò dobbiamo perdere tempo a combattere contro degli altri nemici. Perfetto. Pulsante. Pulsante punto. E ci siamo. Adesso abbiamo aperto la porta, non importa se ci sono questi tizi, perché non serve niente sconfiggerli. E possiamo proseguire, aia. Dunque, non dovremmo essere troppo lontani dalla fine. Ok,
mi ricordavo male, a quanto pare esistono ancora. Però ha senso perché Sonic in effetti era rimasto dall'altra parte. Non avrebbe avuto particolare senso se fosse rimasto, cioè se fosse comparso anche lui nella stessa posizione di Tails. Adesso, possiamo distruggere questi cosi anche come Sonic a proposito. Adesso vi faccio vedere in che modo. Intanto distruggiamo questi cosi. Per questo adoro il moveset di Sonic, perché è davvero molto malleabile. Vai. E ci siamo. È la prima volta in vita mia che vedo questa cosa. Ok, va bene. Allora, speriamo di aver preso un buon grado, perché mi sembra di aver giocato abbastanza bene. L'obiettivo sarebbe di non morire una singola volta, ma so già che arrivati a un certo livello non potremo non morire. Ok, fine livello. E vediamo. Grado A, ok. Non è il massimo, ma ci possiamo accontentare. Shadow, don't be late. You're talking to me? È il momento del livello più famoso di tutto Sonic 06, ovvero Crazy City. Che sarebbe, da quanto ho capito, Sole Anna nel futuro, quando Iblis ha preso il controllo su praticamente tutto e è esploso il mondo sostanzialmente. E quindi questa cosa è molto importante nella storia di Silver, decisamente di più rispetto alla storia di Sonic, perché per la storia di Sonic è più che altro un passaggio, ma la sua missione principale non è assolutamente salvare il futuro, è più che altro salvare Elise, il che però ha comunque a che fare col salvare il futuro, perché sì, altrimenti se Elise muore, muore praticamente anche tutto il resto, perché è un po' un casino storia di Sonic 06, devo ammetterlo, però provo comunque a spiegarla. Allora, quando il padre di Liz, che era il re di Sole Anna e anche uno scienziato, ha trovato un modo per salvare sostanzialmente il pianeta usando quello che è più o meno il loro dio, ovvero le fiamme della speranza, Solaris, allora ha voluto sigillare, cioè non ha voluto sigillare, Elise si è trovata ad essere il sigillo, mamma mia, mi sono salvato per un pelo, ad essere il sigillo di questa fiamma, dopo che c'è stato un piccolissimo problema e è tipo esploso tutto per colpa di Mephiles, che è il cattivo di questo gioco, ma anche Mephiles lo vedremo meglio, in particolare nella storia di Shadow. Quindi sì, adesso Sonic deve salvare Elise, perché è la regina di Sole Anna, anche se ancora non sa che lei è il sigillo. Ah, un attimo, qua dietro dovrebbe esserci una cosa. Ovvero una gemma. Aia, una gemma. Dov'è? Non c'è? Ah, non c'è ancora? Questa cosa mi sorprende abbastanza. Ok, va bene. Qua dietro doveva esserci, in teoria, una delle cose che dobbiamo prendere. Sperando che non l'abbiamo già. No, non l'abbiamo già. Ok, strano. Quindi sì, Sonic non ha ancora idea che Elise sia il sigillo di Solaris, ma se ne renderà presto conto anche dopo la sua esperienza in questo futuro. Ok, addio a te. Questi sono tutti sgherri e più o meno mini incarnazioni di Iblis, perché Iblis è letteralmente la fiamma. Mamma mia, l'ho letteralmente distrutto, non ha neanche avuto il tempo di nascere. E sì, Iblis ci vuole fermare perché ovviamente lui vuole vivere, vuole dominare, vuole distruggere tutto ciò che esiste. Però poi dopo alcuni avvenimenti tra Sonic, Shadow, Silver e cose varie, si troverà ad essere la seconda metà di Mephiles per diventare effettivamente Solaris. Ma questa cosa la vedremo molto bene quando uscirà la storia finale di Sonic Project 06. Bene. Su questa parte ho sempre qualche difficoltà, perché non riesco mai molto bene a fare il pole jumping.
se si chiama così, non mi ricordo benissimo come si chiami. Speriamo di non avere problemi adesso. Poi facciamo attenzione perché sta volando tutto, perché siamo letteralmente in un tornado di aria incandescente e di fuoco. Quindi Sonic in teoria non dovrebbe essere in grado di sopravvivere qui, ma questo è un altro conto. Perfetto, ce l'ho fatta. Quello è il salto che mi ha sempre dato problemi. Ok. E adesso arriva quella che secondo me è la sezione di Max Speed più difficile di tutte. Perché è più difficile? Non perché è effettivamente difficile, ma perché non è dettata da niente in particolare. Cioè, dettata tanto dalla fortuna, da dove cadono le cose. Perché può essere che a un certo punto cada uno di questi oggetti o un'auto e non si distrugga, e quindi andiate a sbattere. Se andate a sbattere in questa sezione è un po' un casino, perché appunto vi sta inseguendo questo coso e non conviene che vi prenda. Ok, no. Allora, prendiamo un po' di ring, perché questo coso può toglierceli. Molta attenzione qua. Sta distruggendo anche i suoi stessi sgherri. Aiuto, è veramente molto arrabbiato, ma ce la dovremmo aver fatta, giusto? Oh, si spera. Occhio. Ok, facciamo attenzione a tutto ciò che ci viene incontro e dovremmo avercela quasi fatta. Una volta che avremo saltato oltre questo camion, ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto. First try mi sorprende, non sono riuscito molte volte a farlo first try, perché per appunto è abbastanza complesso farlo in, cioè fare le cose per bene in questo livello, proprio per quanto può essere randomico. E grado A. Flame Core, la casa di Iblis, è letteralmente un vulcano. E quindi sì, qua vive Iblis. Molto bello esteticamente. Dicevo, può darsi che prenda i gradi S off camera e poi vi faccio vedere dove si trova la cosa che possiamo sbloccare grazie a tutti i gradi S. Mamma mia, quel coso è molto pericoloso. Quindi si può darsi che faccia così, si vedrà. Light dash. E facciamo molta attenzione alla lava. In questo gioco se la lava, cioè se cadete nella lava non morite immediatamente ovviamente, ma perdete i ring piano piano. Ok, uno e due. Poi dovrebbe mancare un altro, sì, e poi arriverà il bestione, che è molto facile da sconfiggere in realtà. In generale forse i nemici grandi sono quelli un po' più facili da sconfiggere rispetto a quanto dovrebbero esserlo. Nel senso, perché vi aspettereste che un nemico grande sia complesso, ma no, non lo è. Basta semplicemente fare un attacco di cerca, fare una schiacciata e l'avrete distrutto. Ok, per un pelo. Adesso dobbiamo saltare di piattaforma in piattaforma senza cadere nella lava, naturalmente. In realtà qua non arriveremo ancora ad Iblis, perché per appunto, come vi ho detto, le battaglie boss devono ancora arrivare. Ma arriveranno. Ci sta lavorando proprio in questo momento, se non sbaglio, proprio a questa battaglia boss. Light dash. E dovremmo arrivare anche a Knuckles a un certo punto, quando però scenderemo nelle profondità del vulcano. Perché non è proprio un vulcano, cioè entriamo in una grotta adiacente al vulcano. Aia, ok, avete avuto modo di vedere che cosa succede se cadete nella lava. E non voglio toccare quel fuoco, non so perché, ma ho l'impressione che non sia una delle più grandi idee della storia toccare il fuoco. Ok. Uomini di Neanderthal quando hanno visto il fuoco per la prima volta. Non ho la minima idea del perché, ma adoro l'aspetto di questi rail. Sono bellissimi, non so neanche io il perché, ma li adoro. Ok, invincibilità ottenuta. E non è la prima invincibilità che otteniamo, ma è la prima invincibilità che otteniamo con Sonic. Quindi scendiamo il più in fretta possibile. E sì, ovviamente siamo immuni completamente alla lava. Ok. Adesso dobbiamo colpire queste meteore per sbloccare la via verso la prossima porta. E ci siamo arrivati, il che significa che premiamo il bottone e siamo oltre. Ok, ripeto, tra poco dovrebbe arrivare anche Knuckles, non mi ricordo quando però. Vedremo, adesso tra poco vedremo. Ah, eccolo qua. Allora, i comandi di Knuckles sono molto carini, la planata è fantastica.
La scalata può essere un po' un casino, dipende se... dipende da come usate la fotocamera, perché sì, può essere la vostra maledizione, così come la vostra benedizione se la sapete usare bene, però si può essere abbastanza complesso. Ok, ovviamente il combat system di Knuckles è fenomenale, perché naturalmente il combat system di un personaggio come Knuckles non può non essere fenomenale. Ok, apriamo questo coso e attacchiamolo. Perfetto, addio anche a te. Ti ho letteralmente toccato, non ti ho neanche dato un pugno completo. Ok, quanti ce ne mancano? Uno solo, ovvero questo, perfetto. Di solito ne manco sempre uno, quindi devo tornare indietro, ma stavolta non è successo. Adesso dobbiamo fare la stessa strada con Sonic, e vorrei far notare che effettivamente sono... cioè non sono strade fatte due volte, ma sono la stessa strada, quindi... si è gestita piuttosto bene come cosa, perché come vedete i ring che prima c'erano ma che abbiamo preso con Knuckles adesso non ci sono più. Come è giusto che sia, ovviamente. Vai. Dovremmo non essere troppo distanti dalla fine. E questa è la parte più bella, perché ci sono tutte queste cose. E in generale i colori di Mephiles sono bellissimi, perché il nero e il viola stanno benissimo insieme. Soprattutto quando il viola è così brillante. C'è per caso un'altra invincibilità? Gradirei avere un'altra invincibilità, se è possibile. E non è possibile, va bene, pazienza. Vorrei dire semplicemente che dovremmo stare decisamente più attenti mentre scendiamo. Ok, e vabbè. Ho perso praticamente tutti i ring. Fa niente, se non cado nella lava, non fa niente. Ok. Radical Train è un livello che non è particolarmente apprezzato, ma a me piace, quindi stranamente oggi sto riuscendo a fare le cose molto bene. Ok, in pratica in questo livello dobbiamo fermare il treno che di Eggman che ha rapito Liz, e pertanto dobbiamo fare un po' di attenzione, perché dobbiamo fare in fretta, naturalmente non dobbiamo che fare attenzione a non cadere. Dobbiamo fare in fretta però, in particolare perché... se non premiamo i pulsanti, il treno esplode. E ovviamente Eggman non è sul treno, perché... ovviamente Eggman non è sul treno. Più che altro non capisco ancora perché voglia così tanto morte Liz. Non l'ho ancora capito. Eggman poi diventerà anche un elemento abbastanza importante per sconfiggere Solaris. Cioè, più o meno. Non è importantissimo, però comunque si allea con noi. Ok, devo sbrigarmi però, perché... il pulsante è là, ma prima di premere il pulsante dobbiamo sconfiggere questi nemici. Ah, no, non è vero, possiamo premere direttamente il pulsante, ok. Nell'originale dovevamo sconfiggere tutti i nemici, per questo era piuttosto facile andare incontro alla morte, praticamente, perché non si faceva abbastanza in fretta. Anche perché un'altra cosa che hanno modificato, oltre ad aggiungere alcune cose a un set che ha modificato, perché è che Chaos X ha fatto questa cosa completamente da solo ed è incredibile. Non ha solamente aggiunto cose al moveset, ma ha anche modificato le fisiche. Il che significa che adesso sono decisamente migliori. Anche perché i personaggi sono molto più fluidi e veloci. Quindi è veramente un piacere controllarli. E ha trasformato uno... allora, devo dirlo, io di nuovo lo ripeto, non penso che Sonic 06 sia uno dei peggiori giochi mai esistiti, ma... sono dell'opinione invece che sia uno dei giochi peggiori mai fatti. C'è una differenza, perché mai esistiti vuol dire che il gioco è brutto, mai fatti vuol dire che effettivamente come è stato fatto è terribile. Ok, adesso dobbiamo, ripeto, inseguire il treno. E dopodiché di solito in nel gioco base c'è una parte in cui Silver raggiunge Sonic e aia, e quindi sta per farlo fuori, perché Silver è più potente di Sonic in questo gioco, ma viene fermato da Shadow, e quindi c'è una battaglia boss tra Shadow e Silver. Grado A, ok, oggi è la giornata dei gradi A, a quanto sembra. Anche perché se facciamo l'intersezione, la media aritmetica tra S e B, otteniamo A. Quindi sì, è la giornata dei gradi A. Allora, questo è un altro livello in cui abbiamo tra le braccia Elise. E può essere abbastanza complicato come livello, perché ci sono un sacco di strade che è possibile prendere.
no. Mamma mia, sto premendo avanti con la levetta analogica, ma evidentemente non è stata una grande idea. Oh no, 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 no. Sono ancora vivo? Va bene, va assolutamente bene. Dobbiamo premere il tasto di salto quando siamo arrivati in cima, altrimenti non funziona. Allora, annientiamo tutti questi tizi, anche perché dovrebbe ridarci un po' di stun, in teoria. Sì, infatti. Perfetto, ma adesso non sprechiamole, siamo morti. Ok, siamo tornati qui e ho preso la stessa strada di prima perché mi trovo più comodo a prendere questa strada. Più che altro perché è quella che ho preso più spesso quando ho giocato questo gioco. E come vedete ho giocato questo gioco decisamente molto di più di quanto si farebbe per prendere tutti i gradi S. Il che vi mostra quanto possa essere ottimo il level design di Sonic 06 se mi porta così tanto a volerlo rifare. In realtà non so quanto di questo livello fosse effettivamente nel gioco base, perché credo che la storia di Sonic sia quella che ho giocato di meno tra tutte in Sonic 06, perché come personaggi preferisco decisamente Shadow e Silver, e anche come moveset in effetti, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni quando, anzi non so in realtà quanto spesso pubblicherò questi video, però sì, ne parleremo quando arriveranno Silver e Shadow, anzi Shadow e Silver per essere più precisi, perché la storia di Shadow viene per seconda e la storia di Silver viene per ultima. Ok, adesso non stiamo più in una fase in cui dobbiamo andare molto veloci, ma dobbiamo semplicemente andare dritti. Cioè, una parte è un po' più di esplorazione questa, piuttosto che di velocità, come invece era un po' più incentrata quella prima. Adesso attenzione. Ok, mamma mia, pensavo di essere stato colpito. No. Allora, questo potrebbe essere un problema, perché non so, la terraferma. Ok, va bene, ho trovato la terraferma. Non stavo dicendo non so la terraferma, ma mi è uscita la terraferma. Non so la terraferma. Comunque non so dove si trovi la terraferma, perché al solito salto sempre il più in alto possibile. Ma dovremmo essere praticamente arrivati alla fine. Sì, infatti. Ok, livello completato. E che grado abbiamo preso, con qualche speranza A, che così è molto bella e molto funny e molto meme come cosa? Grado B. Cavolo, devo prendere un altro grado S per avere tutti i gradi A. We don't have time. Let's get to Elise right away. All right. Passiamo ora al mio livello preferito del gioco, ovvero Kingdom Valley. È bellissimo per la musica, il level design, l'atmosfera, tutto. È fantastico, è un livello bellissimo. E sono estremamente contento che faccia il suo ritorno in Shadow Generations. Ok, per questa prima fase dobbiamo passare da una parte all'altra e adesso comincia il vero livello. Ok, se premiamo questi cosi avremo una scia d'acqua o d'aria, non ho ancora ben capito, che ci porta che ci porta qui, e dobbiamo cominciare a scalare le rovine del castello che stanno praticamente crollando. Allora, prima di andare lassù, vorrei provare ad andare da questa parte, perché da questa parte ci dovrebbe essere qualcosa di interessante in teoria. Vediamo. Sì, eccola qua. Gemma bianca. Tieni premuto R2 per caricare un homing smash e moltiplicare il danno. Ok, va bene. Le fisiche sono ancora un pochino strane per le hitbox e tutto. Come avete visto non stavo andando avanti, mentre sarei dovuto andare avanti, ma pazienza. Dai, ce la posso fare ad arrivare qua sopra? Voglio riuscirci. Aia. Ho capito. Anzi, no, non posso ancora farlo perché non ho ancora la barra sotto completa. Credo che sia necessario avere la barra sotto completa come adesso. Ok, vai. E va bene. Se facessi... Ok, no, adesso non posso farlo. Facciamo che... No, non rifaccio il livello. Non ho voglia di fare il livello. Anche perché ho paura di perdere la gemma bianca, quindi non penso che convenga troppo. Vai. E su. Perché su abbiamo un altro di questi cosi. Veramente non ho ancora capito se è aria o acqua, perché io sempre... Ok, dobbiamo rifare per forza. Stavolta andiamo di qua, dai. Perché io ho sempre pensato che fosse acqua, cioè che fosse aria, però a quanto pare molta gente pensa...
Perché invece molta gente pensa che sia acqua, anche se io sempre l'ho sempre vista come aria. Però, boh, non lo so, non ne sono certo. Vai, vita extra ottenuta, che adesso l'abbiamo recuperata da prima che l'abbiamo persa, benissimo. Wow, che bell'italiano che sto parlando. Adesso possiamo fare un wing attack anche su questa, so per chiamarla anatra, questa aquila. Wow, che bello sapere come funziona la zoologia. Anzi, non è neanche zoologia. Un'aquila non dovrei chiamarla anatra, anche se non sapessi cos'è la zoologia. Ci sono momenti in cui lagga per qualche motivo, ancora non me lo spiego bene, però va bene comunque, non so qui lamentarmi di ogni singola cosa. Oh yes, Silver the Hedgehog. Finalmente possiamo usare anche Silver. Silver è il mio personaggio preferito. Non solo... non solo come personaggio in sé, ma anche come moveset. Perché in 06 base aveva il problema di essere un po' troppo lento, ma qui non c'è più questo problema, quindi posso apprezzarlo in tutto e per tutto. Lo apprezzo particolarmente perché non è basato sulla velocità come invece Sonic e Shadow, ma è piuttosto incentrato sull'esplorazione e sul platforming, possiamo dire. Vorrei adesso distruggere queste cose se possibile. Va bene, ho capito. No, non così, ma così. Perfetto, addio. Ok, adesso facciamo così. Perfetto. E via. Perfetto. Possiamo saltare e tagliare un po' la strada a queste scatole, perché altrimenti dovremmo fare tutta quanta la scala, ma come abbiamo visto non è necessario. Prendiamoli. La cosa più divertente è probabilmente fare questa cosa. È veramente bellissimo. Letteralmente possiamo prenderli e lasciarli, verranno completamente disintegrati. Posso anche fare così, in realtà non serve necessariamente... non serve necessariamente mettere a posto la scala, ma... tanto per meglio farlo, per sicurezza. Ok, aquila, andiamo via. Torniamo allo stile più veloce e dinamico di Sonic. E possiamo già metterci ad attaccare un po' di gente. Tra i livelli... una cosa importante da dire è che tra i livelli di Silver e di Sonic vedremo che ci sono un po' di differenze. Anche se le sezioni sono più o meno le stesse, però ci sono comunque delle piccole differenze nel level design, che è una cosa un po' particolare, ma comunque ci sta. Allora, adesso vorrei provare... volevo provare a prendere questo coso. Ok, no, stavo scherzando, non voglio più provare a prendere questo coso, non ci tengo più così tanto. Ok, tutto sta crollando, tutto quanto, quindi facciamo molta attenzione. Adesso scendiamo e possiamo annientare tutti. 1, 2 e 3. In generale quando c'è... ok, devo andare qua. In generale quando c'è un nemico che non potete sconfiggere con un singolo... devo andare di qua, ok, va bene. Che non potete sconfiggere con un singolo colpo, fate l'attacco ricerca e poi fate uno o due di queste schiacciate e sarà distrutto. È veramente molto facile sconfiggere i nemici in questo modo, se sapete come funziona il moveset di Sonic. Ok, ci sono altri nemici. Questi sono i nemici probabilmente più difficili da sconfiggere, perché sono molto bassi. Cioè, più difficili nel senso più lunghi da sconfiggere, ecco. Perché essendo così bassi non prendono neanche il secondo colpo dalla schiacciata, quindi dovete farlo per forza due volte. Però sì, comunque non ci sono nemici veramente difficili in questo gioco. Uno, due e vai. Ok. Di solito, cioè nella storia di Silver, in questo momento torniamo a Silver, infatti deve ricostruire in modo vero e proprio le scale lui. Ma evidentemente qui ci ha preceduti, perché la scala è già tornata in sesso. Ok, benissimo. Nella storia di Silver, in alcune versioni precedenti di questo fangame, c'erano delle campane che dovevano essere utilizzate per saltare dall'altra parte e arrivare alla fine, ma erano un casino incredibile, era molto molto difficile utilizzarle. Quindi per fortuna è stato modificato, ma ripeto, lo vedremo meglio poi. E adesso interviene di nuovo Silver per salvarci. E sì, non possiamo andare ad attaccare i nemici per conto nostro, ma dobbiamo per forza andare dritti per andare incontro ad un'ennesima Max Speed Section. E questa per atmosfera è la migliore di tutte, lo dico molto sinceramente.
In generale, questo livello è il migliore sotto diversi punti di vista. Per quanto mi riguarda, per la musica, ma tutti i livelli hanno una musica incredibile, quindi non mi sembra particolarmente oggettiva come cosa. L'atmosfera è assurda. Cioè, guardate, siamo letteralmente in un tunnel di acqua e stiamo correndo a tutta velocità attraverso le rovine di un castello. È bellissimo. È fantastico, adoro questo livello. E ripeto, è un peccato, è veramente bruttissimo che Sonic 06 abbia perso tutto questo potenziale, insomma, perché sarebbe potuto uscire uno dei migliori giochi di Sonic di sempre. Sarebbe stato considerato probabilmente Sonic Adventure 3 in modo vero e proprio se avesse avuto successo e fosse uscito nel 2007. Ma non è andata così, quindi è inutile ormai piangere sul latte versato, diciamo. Dobbiamo semplicemente accontentarci di ciò che abbiamo adesso, ovvero questo. Vai, facciamo attenzione. Ah, a proposito, l'unico modo per accelerare in queste sezioni, se non sbaglio, è proprio usare il left dash. Ma per rallentare basta semplicemente premere la levetta analogica verso dietro, insomma. E grado S. Questo mi mostra quanto effettivamente può essere fatto bene questo sistema di ranking, perché si basa non tanto sul fatto che sei morto, meno che ha la sua importanza, sì, però su quanto giochi bene in generale. Capisco che probabilmente nell'originale era diverso, ma onestamente ormai quando si parla di Sonic 06 io mi riferisco sempre a questo perché lo adoro. Sono dell'opinione che questo sia il miglior fangame esistente di Sonic, e per un motivo molto particolare, perché è effettivamente quello che dovrebbe fare un fangame, ovvero prendere lo spirito di Sonic. E quale modo migliore di prendere lo spirito di Sonic se non ricreare uno dei giochi più infamous, come si può dire in italiano, più malfamati? Perché infami credo che abbia un significato leggermente diverso, quindi non penso sia particolarmente idoneo in questo caso. Ma comunque sì, riprendere uno dei giochi più controversi della storia videoludica e renderlo una delle migliori esperienze che si possano avere con Sonic, perché questa è una delle migliori esperienze che si possano avere con Sonic. Ok, addio, e andiamo avanti. Vorrei attaccare lui. Sono molto facili da sconfiggere questi nemici, però se non li sconfiggete vi daranno un po' di filo da torcere, perché si danno un po' fastidio, in particolare i cosi che hanno intorno e che vi sparano con i laser. Ok, allora adesso abbiamo questa palla, ma dobbiamo fare attenzione a non cadere, perché sì, con questi laser è abbastanza facile come cosa. Ok, abbiamo solamente due tentativi, perché se veniamo colpiti due volte da questi laser la palla esplode, quindi sì. Ah, questo è rotto, ok, va bene. Corri, ok, perfetto. Adesso tocca a Tails. E dove sono i nemici? Sono qui, quindi facciamo così. E addio, possiamo salire direttamente. Sì, è molto facile cesare un po' qualsiasi combattimento usando quei cosi, e l'apprezzo molto come cosa. Apprezzo molto anche il fatto che abbia aggiunto degli attacchi con la coda, perché, anzi con le code, perché sì, a quanto pare nel gioco originale non c'erano, ma aveva estremamente senso, quindi non ho la minima idea del perché non esista. Ma vabbè, non mi devo fare troppe domande su Sonic 06 e sulle cose che non hanno senso in Sonic 06, perché non ha senso preoccuparsene. Che cosa è stato? Ok, ho fatto esplodere qualcosa senza volerlo. A proposito, questo è l'ultimo livello che vedremo oggi di Sonic, perché poi ci sarà un intero livello totalmente inedito con Tails. Quindi sì, non è ancora finita per oggi. Ok, quelli bianchi ovviamente sono sempre più facili da distruggere. Va bene. E ci siamo. Tra poco dovremo tornare con Sonic. Intanto distruggiamo loro. Dobbiamo trovare il pulsante. Eccolo qua. Ok, molto più facile del previsto. E adesso che c'è questa zona vuota vuol dire che cambiamo personaggio. Sì, la parte di qua. No, voglio andare da questa parte perché è qui che mi ha aperto la porta. Homing attack. No, homing attack. Ok, perfetto.
Tra poco dovremo giocare anche come Knuckles, perché è possibile giocare anche come Knuckles in questo livello. Mamma mia, per un pelo non mi ha preso. Se qua entra in gioco la memoria muscolare e vi ricordate come si fanno diverse sezioni, diventa molto soddisfacente rifare questi livelli. Vai, ok, è stato un rischio, di solito non corro questo rischio, me la gioco un po' più sicura, ma oggi mi sento temerario. È anche il motivo per cui ho voluto portare un fangame di Sonic con la possibilità di avere copyright, ma tanto non vengo comunque monetizzato, quindi sono povero, quindi mi va bene. E adesso, ripeto, tocca Knuckles. Perché praticamente dobbiamo usare Knuckles per arrivare dall'altra parte di questo coso, magari sconfiggere qualcuno perché è soddisfacente, e arrivare alla fine per trovare il pulsante che ci permette di, anzi che permette a Sonic di passare. Ok, tanto per, non serve fare queste cose, si può raggiungere l'ultima piattaforma tranquillamente, ma ripeto, è eccessivamente soddisfacente fare questa cosa. Adesso corriamo perché i Bednik respawnano qui, quindi dobbiamo fare attenzione a non farci colpire, perché anche i loro attacchi possono farci distruggere la palla. Molta, molta attenzione. Ma non ci siamo fatti colpire, quindi siamo tranquilli. Non vedo l'ora di vedere poi a cos'altro sta lavorando. Oh no, a cos'altro sta lavorando Chaos X, perché stava lavorando ad un suo fangame proprio assolutamente inedito e originale con Silver. E quindi sì, sono abbastanza ansioso di vederlo, perché in caso non si fosse capito, a me Silver come personaggio garba alquanto. Aia, non doveva succedere questo, ma fa niente. Continuiamo ad andare veloci e facciamo attenzione a non farci chiudere dietro da queste porte, perché non succede niente. In realtà semplicemente dobbiamo distruggerle con un homing attack, ma non ne avevo particolare voglia. E poi è più bello fare tutto di fila senza interruzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e addio. Vai. Oh no, mamma mia, per un pelo. Ok, livello completato e possiamo dire addio a Sonic per un po'. Ultimo livello di oggi, un livello inedito che ha come protagonista Tails. Perché sì, ci sono alcuni livelli completamente nuovi che sono alla fine delle storie e ci mostrano come sarebbe stata la sezione di, per esempio in questo caso Tails, se fosse stata un po' più lunga. Poi nei prossimi casi saranno le altre spalle principali del protagonista della storia, ovvero Rouge e Blaze. E anche con Blaze, se non ricordo male, ci dovrebbe essere Wave Ocean. In generale potete vedere molte somiglianze con l'originale, quindi con il livello di Sonic, solo che Tails è leggermente più lento e la cosa si fa abbastanza sentire, però è un po' un hard mode se ci pensate, perché ci sono più spine, più nemici un po' più complessi che richiedono un po' più di colpi, oppure gruppi di nemici meno molle. Quindi sì, è uno sforzo maggiore che viene richiesto e l'apprezzo come cosa. Saltiamo qua perché l'orca dà fastidio e ci crea diversi problemi. Ok, ma non più. Dovremmo essere di nuovo in una zona simile a quella di Tails base. Sì, infatti è questa. È possibile che la fine sia sempre la stessa del, cioè nella stessa posizione del pulsante di prima. È molto possibile come cosa. Vai. Ok, sì, potete vedere come è decisamente più difficile, perché non ci sono alcune cose che invece ci sono, come le piattaforme di legno. Ok, livello completato, così come la storia di Sonic. La prossima volta andremo con Shadow e la volta dopo con Silver. In generale apprezzo tantissimo questo fangame, questo progetto di reimmaginazione di Sonic 06 per vedere cosa sarebbe stato se fosse stato gestito bene. E spero che abbiate gradito anche voi questo video. E noi ci rivediamo su Project 06 con Shadow la prossima volta. Forse la prossima settimana, forse nei prossimi giorni, non lo so. E poi con la storia di Silver, quando uscirà l'episodio finale, che però credo che ci metterà qualche mese, se non addirittura un anno a uscire. Quindi sì, ci vorrà un po'. Quindi sì, alla prossima.